as fuck, no matter how small or how big the crowd. Same pair threes for the whole tour. Trap phone and the iPhone 4. Still got do I'm. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi della situazione mercato del Milan. Alcuni lo sanno, alcuni non lo sanno, ma soprattutto voglio farvi capire cosa ne penso io. Una cosa principale è che io, finché non vedo le visite mediche fatte, la firma sul contratto e tutto il resto, non ci credo, perché abbiamo visto l'anno scorso come è successo. Preferisco aspettare l'ufficialità. L'unica vera ufficialità pare sia Musacchio. Musacchio, ottimo difensore per il nostro Milan, difensore esperto, abbastanza forte fisicamente, buono nei colpi di testa, tiene bene la posizione, quindi sicuramente Musacchio, ottimo acquisto. Si parla poi di Rodriguez e lì sono un pochettino titubante. Ha fatto 2 anni ultimamente al Wolfsburg, non alla grande. Certo, 3-4 anni fa era seguito da tantissime squadre, però se queste tantissime squadre lo hanno abbandonato e non ha fatto neanche una stagione stupenda al Wolfsburg, 2 domandine me le farei. Diciamo, Rodriguez non è proprio il giocatore che vorrei dal mio Milan, però potrebbe essere accettabile, dato che comunque su quella fascia abbiamo un certo De Sciglio, che spero vada via alla Juve, e abbiamo un Antonelli che si fa sempre male. Diciamo, non possiamo sempre adattare giocatori così abbastanza a caso, come abbiamo fatto quest'anno con Romagnoli. Secondo me è importantissimo prendere un terzino di livello, io me lo prenderei anche giovane. Sulla destra si parla di Conti dell'Atalanta. Beh, lui sarebbe un grandissimo giocatore e me lo sono anche preso al Fantacalcio quest'anno e sicuramente sarebbe fenomenale. Per quanto riguarda invece la parte centrocampo, pare che abbiamo quasi chiuso perché sì. Allora, ottimo giocatore, non lo metto in dubbio, già giocato nel nostro campionato, appunto nella nostra Serie A, e quindi conosce il campionato. Diciamo che io sarei andato su un qualcosa di meglio a livello tecnico. Certo che sì, è bravo negli inserimenti, nel rompere un pochettino il gioco, però non lo vedo proprio un palleggiatore. Si parla di Biglia della Lazio, però anche lì forse un po' avanti con l'età, non sono così sicuro. Il nome caldo era Fabregas. Fabregas, per esempio, molti lo disprezzano, però era già un giocatore di qualità, di livello internazionale, un giocatore che sa palleggiare molto bene in mezzo al campo, un giocatore che può veramente cambiarti un po' la fisionomia di gioco di una squadra. Quindi ok Biglia se lo prendiamo, però io preferivo qualcosa di meglio. Diciamo, la dirigenza si sta muovendo però abbastanza bene. Voglio chiudere questo video con Morata. Allora, Morata a me piace, cioè veramente un bomber, un gran bel giocatore che nella Juve magari non si è visto bene. Perché vi dico questo? Perché non ho visto il vero Morata, secondo me, perché Morata è anche un giocatore che punta molto l'uomo, anche se non sembra, non è solamente un giocatore d'area di rigore come lo utilizzava la Juve alla fine, è un giocatore polivalente per me va bene, però non vorrei spendere tutti quei soldi, cioè 70 milioni, per me è veramente troppo per un giocatore che, ok, ha fatto bene alla Juve, ma quest'anno ha fatto panchina a Real Madrid. Voi mi direte, vabbè, ma a Real Madrid fanno tutti la panchina con l'attacco che hanno. Ok, però se sei veramente forte, le tue chance te le tiri fuori. Certo, ha fatto comunque parecchi gol subentrando anche dalla panchina, non lo metto in dubbio, questo comunque fa capire che la caratura del giocatore è assolutamente ottima. Però ragazzi, io prenderei una fisionomia diversa di giocatore, un giocatore alla Bakambu. E direte, ma Ricky, ma sei pazzo? Io prenderei più un giocatore del genere, vi dico proprio la verità. Quindi ragazzi, direi che questo video può finire qui. Voglio portarvi un po' di vlog dove vi parlo di calcio, perché alla fine è la mia passione, oltre FIFA, e quindi mi piacerebbe portarvelo in questo periodo che FIFA non mi va così tanto da giocare, da portare. Quindi ragazzi, nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, che è importantissimo. E magari consigliatemi anche il prossimo argomento da trattare, può essere anche di qualsiasi altra squadra, non parlo solo di Milan, che è la mia squadra, ma io sono aperto a tutte le altre squadre e sono aperto a parlare di qualsiasi discorso calcistico. Colgo l'occasione per fare i complimenti a José Mourinho e al Manchester United per aver vinto una bella Europa League, e peccato per l'Ajax, magari la poca esperienza non ha aiutato tantissimo la compagine olandese. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.